le condizioni di fondo. Rischiamo di perdere quelle opportunità importanti che, messe a sistema, possono realizzare sicuramente un valore aggiunto. Come non vanificare il lavoro e l'impegno degli amministratori, dei nostri colleghi, come Domenico Caldiero, che ringrazio, mi avvia a concludere questo mio breve intervento, e come quelli di Mino Mortarone, in una condizione di consigliere regionale, che oggi, per competenza specifica su tanti temi, è chiamata a dare risposte importanti. Siamo in una fase della programmazione 14-20 dove a breve probabilmente ci arriveranno sui comuni addosso con tempistiche, insomma, da far ancora una volta rabbrividire ognuno di noi, da far, insomma, veramente metterci in condizione di una corsa contro il tempo. Arriveranno fondi come è successo già in passato, e non è questo un risultato di buona amministrazione. Credo che questa sia la difficoltà di aver avuto una capacità di programmare e governare sul territorio, quella capacità e quella programmazione che questi territori, noi li viviamo quotidianamente, hanno avuto anche in passato, hanno avuto perché nell'ambito di quello che erano, ci ricordavamo, i progetti integrati filiere, noi abbiamo avuto quei finanziamenti, ma solo per la parte pubblica, non abbiamo avuto la possibilità, solo per la parte privata, non abbiamo avuto l'opportunità di un'integrazione col finanziamento della parte pubblica, perché le grandi progettazioni che avevamo messo, e lo dico proprio qui perché qui era il cuore di quel grande progetto che con me, con Vilio, Floriano hanno immaginato, accarezzato, vero Alfo, abbiamo insieme messo in campo, era quello di uno di quegli investimenti nel settore della filiera del vitivinicolo che potesse rappresentare con la cultura, col territorio, una candidatura al patrimonio UNESCO sulla quale ci state lavorando, ma anche una visione nuova e più moderna di programmazione e pianificazione del territorio, perché poi un territorio, se dal punto di vista della fragilità del dissesto idrogeologico diventa fragile, perché probabilmente non è più manutenuto o non è più coltivato con quelle regole e quelle buone pratiche che in agricoltura negli anni i nostri nonni ci hanno insegnato di preservare il contesto naturalistico, nello stesso tempo creare ricchezza, prospettiva e continuare a sognare. Quello che probabilmente dobbiamo ritornare a fare tutti quanti noi, in un momento buio, in un momento, diceva Corrado, dove si è voluto mettere in campo un'aria nuova. A me non fa paura l'aria nuova, probabilmente preoccupano le conseguenze di un'aria che non ha orientamento e che non ha capacità di quella che è la reale contezza dei problemi seri e reali che hanno la nostra gente e i nostri territori. Grazie a voi tutti e buon lavoro. Grazie al sindaco di Sant'Agata dei Colli, noi ci accendiamo alle conclusioni. Lasciatemi dire che noi questo pomeriggio abbiamo affrontato e analizzato problematiche, criticità e prospettive, ma l'abbiamo fatto in tempi rapidi con 10 interventi, però interventi che, come diceva Casazza, molto probabilmente non servono solo da vitrina, ma sono interventi sentiti, interventi degli addetti ai lavori, interventi di attori che sono protagonisti trasversali, dalle associazioni di categoria agli enti locali, all'ente provincia, all'ente regione. Io arrivo al nostro consigliere regionale Erasmo Mortarone, l'amico Mino. Se noi oggi siamo qui, l'ho detto nella premessa, è anche merito di Mino, anzi il merito è quasi tutto di Mino, perché quando gli ho prospettato la possibilità di svolgere questa iniziativa ha dato massima disponibilità e ha messo a disposizione tutte le sue potenzialità, intese come quelle di rappresentante regionale. Abbiamo avuto il patrocinio della regione e stiamo programmando delle attività su degli step successivi, come dicevo prima, Melinsagno rappresentativo del comparto Sanità Campano a confronto col modello toscano. Mino, Carmine ha detto una cosa che io sposo, ovvero che probabilmente tu sei troppe volte solo, perché sei l'unico consigliere regionale Sannita, hai l'onore, ma io direi un grande onere, che è quello di rappresentare la nostra provincia e regione attraverso l'agricoltura. Tu sei vicepresidente della commissione, ma spesso non si analizza assieme il fatto che dovremmo tutti lavorare in sinergia per poi far sì che il nostro rappresentante finale abbia quegli strumenti da poter portare su in regione. Io per questo ti dico, quest'oggi noi stiamo cercando di costituire anche assieme a te una cabina di regia con i sindaci,
sabato, che sono sindaci di città importanti, Città del Vino, ripeto, Guardia San Framondi, Sant'Agata dei Cote, sei stato vice sindaco di Torrecuso e rappresenti Torrecuso, quindi diciamo che alla fine a te le conclusioni, a te i punti che sono stati messi in cantiere anche per il 3 maggio per gli interventi, e quindi a te le belle cose. Grazie a tutti e grazie innanzitutto a Domenico per quanto ha fatto, per quanto ha fatto negli anni passati per la sua comunità e anche, posso permettermi, per la nostra comunità politica, e quindi ci regala sentimenti di vivissima amicizia. Quella di la manifestazione di questi due giorni è l'ulteriore riprova dell'impegno, del sacrificio e dell'amore che nutri per il territorio tutto della provincia di Benevento e per il tuo paese, quindi complimenti a te. E ringrazio tutti, voglio dire, ho apprezzato davvero gli interventi, e possiamo andare un attimo per flash anche per fotografare qual è la situazione attuale. Vado subito col dire che è stata appena concessa la proroga sulla 411 per il caricamento sul portale Sian delle domande fino al 18 maggio, ore 16 del 18 maggio, per chi avesse già cominciato. Il problema è noto soprattutto ai tecnici e alle associazioni di categoria. Un recupero dei tempi. Diciamo che è una deroga tecnica. Poi ci arriviamo, voglio dire, pure sul tempo, perché è quello il ragionamento, chiaramente. Ma è chiaro che il contesto in cui ti trovi è questo. Gradinata del 3 maggio, una gradinata assolutamente importante, le prime stime superano in maniera abbondante i 30 milioni di euro, e quindi ci sono i presupposti dal punto di vista proprio economico. Voi sapete come funzionano le calamità naturali, possono essere richieste, ma soprattutto vengono concesse dal Ministero quando si supera, voglio dire, la soglia di danno relativa al prodotto interno lordo. Credo che su questa gradinata ci siamo. È chiaro che sullo sfondo esiste non il problema, esiste la norma, e la norma dice che c'è l'obbligatorietà dell'assicurazione relativamente all'azienda agricola. Sul PSR, soprattutto sul nuovo PSR, soprattutto sulle nuove aziende agricole, ecco, almeno negli anni a venire abbiamo la certezza dell'adesione degli stessi al programma di assicurazione. E tuttavia, dico, è stata anche la sfortunata contingenza di trovarsi in un periodo particolare dell'annata agraria, erano tutte assicurazioni, alla luce del vero, che sarebbero state rinnovate entro una ventina di giorni dalla data dell'evento, e quindi, voglio dire, ci siamo, andiamo a ricostruire quelli che sono i presupposti. Colgo appieno l'invito che mi faceva Corrado, che saluto e ringrazio, lui dice che è un artigiano, in realtà è un maestro della politica agricola, è un suggerimento stuzzicante, lo metteremo sicuramente all'interno della richiesta per quanto concerne la calamità naturale, ma lo accennava Raffaele Amore prima, e anche Antonio credo, lo strumento che abbiamo è la 521, che è uno strumento, vado a dirlo perché molto spesso non lo abbiamo raccontato bene, anche nell'opinione comune, non è, credo sia di conoscenza di tutti, ma la 521, e Corrado lo sa perché proprio in quei giorni faceva anche altre cose, fu uno strumento di accompagno complementare, assolutamente discrezionale, inventato dalla Regione Campania all'interno di quello che era il programma di sviluppo rurale, per dare una mano ad un territorio che aveva subito un'alluvione di impatto straordinario, come quello della provincia di Benevento. La 521 è una misura che è complementare, straordinaria, ed è di accompagno a quello che è l'iter della calamità naturale in senso stretto. Questo lo dico semplicemente per onore della cronaca e anche per far capire, siccome anche sui social molto spesso quando discutiamo, e discutiamo ancora dall'alluvione, perché è vero, perché nasconderlo, che ci sono state diverse difficoltà, e brevemente andrò anche a raccontare quali secondo me, ma in quel momento la Regione Campania mise 10 milioni di euro su quel bando per aiutare il potenziale produttivo, tant'è che bisognava superare il 30% del potenziale produttivo, e quindi una misura di accompagno alle aziende che avevano subito il danno più grande relativamente all'alluvione. È una cosa necessaria e credo sulla quale dover lavorare in maniera diversa, in maniera più sinergica, perché non occorre, secondo me,
un sacrificio estremo, ma occorre andarci con idee, magari qualcuno in meno, molto più chiare, esatto, e molto più composte. Lo dico perché la difficoltà molto spesso che si incontra, o meglio, che molto spesso lamentiamo anche da parte degli enti sovracomunali, è proprio quella forte della lontananza. Io dico invece che molto spesso accade che una mancata programmazione sul territorio o una carente programmazione sul territorio ti lascia, voglio dire, o falle aperte per eventuali distorsioni di quel fenomeno che vuoi creare o implementare se nella realtà in cui vivi, o addirittura fa sì che non parta nemmeno, non parta proprio il fenomeno e ci sia proprio difficoltà nel mettere sui binari corretti, giusti e esatti, quelle che possano essere linee guida di base.